Salute mentale, lo Stada Health Report 2022 conferma il ruolo centrale della farmacia. Verso Farmacista Più, Mandelli, Fofi, la categoria deve continuare a crescere. Premio Masaniello, Angela Margiotta tra i premiati. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto significativo e prolungato sulla salute fisica e mentale. A evidenziarlo lo Stada Health Report, che mostra come un italiano su due abbia subito un peggioramento dei livelli di stress sia nella sfera privata che in quella lavorativa. In questo contesto il ruolo del farmacista è centrale perché con il suo ruolo confidenziale è il primo referente del paziente, come ha sottolineato Roberto Tobia, segretario nazionale di Federpharma, nel corso della presentazione del report. Sulla diffusione del consumo di farmaci per migliorare la qualità del sonno c'è la preoccupazione dei farmacisti per il pericoloso dilagare di siti online che consigliano e vendono farmaci anche etici. Collaborare e far rete risulta fondamentale, evidenzia Carolina Carosio, presidente Fenagifar, anche grazie al fatto che i farmacisti abbiano la situazione della medicina territoriale in mano per fare sorveglianza attiva su questi prodotti. La professione del farmacista ha trovato in questi anni un grande rilancio. La categoria deve continuare a crescere e deve crescere insieme. Queste le parole di Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, intervistato da Federpharma Channel in vista del congresso di Farmacista Più che si terrà dal 20 al 22 ottobre. Ascoltiamo uno straccio del suo intervento. Una fase sicuramente delicata nella quale però la nostra presenza sul territorio, così vicino al cittadino, pronti a risolvere situazioni anche di emergenza gravi, come abbiamo dimostrato di saper fare, è una realtà, una grande carta che la professione può giocare in un momento difficile come questo. Angela Margiotta, presidente di Farmacisti Insieme, ha ricevuto il premio Masaniello, che ogni anno riconosce le eccellenze napoletane che si distinguono in ogni campo del fare, del sapere e del creare. L'edizione di quest'anno è stata dedicata alle donne. Angela Margiotta, a grandi falcate, si muove per seminare benessere, superando le più sottili linee d'ombra, senza provare affaticamento, vince le sue sfide quotidiane. Questa è la motivazione che ha spinto la giuria a riconoscere la presidente di Farmacisti Insieme lodevole dell'importante premio. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Buona giornata.